Passo dopo 2 anni alla breve relazione, sono proprio solo 10 minuti perché di attività non è che ne abbiamo fatta molta in questi 2 anni a causa della pandemia. Per quanto riguarda il tesseramento dell'anno 2022 è andato bene perché abbiamo perso sì alcuni soci, rimpiazzati però da altri nuovi. In totale siamo ancora 196. Per quanto riguarda il bilancio, il nostro bilancio è sempre largamente in attivo perché riusciamo ad ottenere dalla comunità montana del Triangolo Lariano il contributo grazie al lavoro che i volontari della Pulizia dei Sentieri fanno durante l'anno, e devo dire ringrazio perché siamo qui in parecchi, quindi li ringrazio tutti. Per quanto riguarda l'attività didattica, che era un po' il nostro fiore all'occhiello, è stata un po' ridotta per questo periodo di pandemia che ha bloccato tutta l'attività o quasi. Tra 2020 e 2021 si è riusciti a svolgere solo il corso di sci alpinismo, oserei dire a rate, per via dei continui rinvii causa Covid. Per quanto riguarda l'alpinismo giovanile, purtroppo 2020-2021 zero attività. Abbiamo fatto la ripresa in questo 2022 con una discreta partecipazione di allievi. Nel 2022 abbiamo fatto l'escursionismo di base, una novità, che è stato impostato su 4 escursioni non impegnative e studiato poi come passaggio a quello avanzato. Quello avanzato, anche questa è una novità, è stato curato dal consigliere Davide Valsecchi, che è accompagnatore di Media Montagna, e anche questo ha avuto un buon successo. Per quanto riguarda il corso di sci alpinismo SA1, cioè quello di base, si è tenuto un corso tra il 2020 e il 2021, le cui uscite sono state più volte rinviate appunto a causa del Covid-19. Regolarmente svolto nel 2022 con la partecipazione di 20 allievi. È stato fatto anche il corso avanzato di alta montagna, si è tenuto nei mesi tra maggio e luglio, svolto regolarmente con la partecipazione di 8 allievi. Per quanto riguarda l'attività con l'oratorio di Asso, causa Covid nel 2021 l'oratorio non ha potuto organizzare l'attività, che è stata presa in carico dal comune e affidata alla cooperativa Biscroma. I volontari del CAIASO hanno accompagnato i giovani partecipanti in 4 escursioni sul territorio assese. Quest'anno invece l'oratorio ha ripreso regolarmente l'attività e anche i volontari del CAI hanno potuto effettuare 4 escursioni con i giovani sempre sulle montagne che circondano Asso. Per quanto riguarda poi la pulizia dei sentieri, esigenza primaria è il mantenere in stato di percorribilità i percorsi di montagna compresi nel territorio di competenza del CAIASO e di segnalarli adeguatamente per favorire la collettività locale non. Il CAIASO ha firmato una convenzione con la comunità montana del Triangolo Lariano per la manutenzione appunto dei sentieri della nostra zona. Si tratta di oltre 35 chilometri che insistono sui comuni di Asso, Canzo, Caglio, Caslino d'Erba, Lasnigor e Zago Valbruna. È un compito svolto prevalentemente da soci liberi da impegni lavorativi che durante i giorni infrasettimanali si occupano della manutenzione sentieristica. Il loro lavoro è un valido strumento di prevenzione di futuri dissesti idrogeologici e poi un biglietto di visita per chi giunge ad Asso e zone limitrofe. Attività l'Alpe di Monte. L'Alpe di Monte è di proprietà della famiglia Roncareggi di Asso, che è socia della nostra sezione da oltre 50 anni. Il fabbricato è stato concesso in uso gratuito al CAIASO per svolgere attività varie legate all'ambiente. Su una delle pareti sono state create delle vie di arrampicata di varie difficoltà, dove adulti e giovani possono esercitarsi. Il luogo è anche meta dell'accompagnamento di scolaresche, gruppi di ragazzi con handicap, ritrovo tra soci simpatizzanti, giovani di corsi di alpinismo giovanili, amici di altre sezioni che i nostri volontari accompagnano per far conoscere il nostro territorio. All'Alpe di Monte quest'anno si è fatto un attendamento legato al corso di alpinismo giovanile. Sempre in questo 2022 si è finalmente fatta la castagnata sociale, che ha visto la partecipazione di non meno di 120 persone che hanno potuto pranzare comodamente sedute nell'ampia aia dell'Alpe, gustando il pranzo preparato dai soci volontari. Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, 7 soci della nostra sezione, tra cui una dottoressa, sono parte attiva della squadra di soccorso alpino del Triangolo Lariano, inglobata nella 19ª delegazione del CNSAS, e operano con illimitata reperibilità in occasione dei soccorsi come operatori tecnici, tecnici di soccorso alpino, medici, unità cinofile dell'isoccorso. Attenzione verso gli amici diversamente abili. Alcuni soci partecipano ormai da anni all'attività di accompagnamento di amici diversamente abili sulle nostre belle montagne durante tutto l'arco dell'anno.
gruppo over. Tutti i mercoledì i soci cosiddetti over fanno escursioni per tenersi in forma e il gruppo ha ormai raggiunto il numero di 30, testimoniando quindi la validità di questa iniziativa. Al gruppo spesso si aggregano anche soci più giovani. Collaborazione con altre sezioni, il Caiasso collabora con le sezioni di Cantù e di Canzo che fanno parte della Scuola Nazionale Alpinismo Altolario. Si organizzano i vari corsi di alpinismo, sci alpinismo e alta montagna. Collaborazione con altre associazioni, principalmente con la Sportiva Valbronese, per quanto riguarda il corso di alpinismo giovanile. Parecchi soci partecipano poi come commissari di percorso in occasione del Trail dei Corni, che è appunto organizzato dalla Sportiva. E qui un ringraziamento va a Tele Valassina e a Daniele in modo particolare, che sono sempre disponibili a presenziare le nostre attività e a invitarci negli studi televisivi per far conoscere e divulgare le nostre attività. Grazie ancora. È una cosa molto importante perché almeno si vede e la gente della nostra zona si rende conto di quello che fa il CAI. Una cosa adesso un po' particolare. Allora, questa sera ho invitato Monsignor Giuseppe Mostabellini, che è il nuovo parroco di Asso. Ed è socio CAI, è il nostro socio, esattamente il numero 196, perché quando è arrivato ad Asso, noi ci siamo incontrati la prima volta, prima che tu facessi l'ingresso in Asso, e mi dicesti appunto che condividevi le idee del CAI ed eri stato socio dal 2006 fino al 2013. Poi dopo eri andato in missione, eccetera, per cui non avevi più parlato bollino. Rientrato ad Asso, hai manifestato l'idea di io ti ho fatto la proposta, diventi socio del CAI Asso, e così è stato, e per cui è il socio numero 196. Sono riuscito a farti recuperare quella che si chiama il ricongiungimento di carriera, quindi praticamente tu ad oggi hai, al 2022, hai 17 anni di bollini, quindi ti stai avvicinando al 25 anni per avere l'Aquilino d'Oro, che vedrai com'è che consegneremo poco dopo. A tal proposito, se mi raggiungi per favore, allora noi quest'anno, come sai, facciamo i 75 anni e abbiamo fatto una serie di manifestazioni e di anche abbigliamento particolare marcato 75 CAI Asso. In ritardo, ma penso sempre ben accetto, noi nel 2017 abbiamo festeggiato i 70 anni. Questo è un libro che festeggia i 70 anni, che ti ho fatto anche la dedica. E poi in quell'occasione, la serata, era presente anche il presidente generale del CAI nel salone Pio XI, avevamo regalato anche a tutti i soci uno zaino personalizzato, per cui io, come socio un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai, per cui c'hai anche lo zainetto, se dobbiamo andare alla Croce di Megna, poi anche lo zainetto. Grazie ancora e benvenuto nella nostra famiglia. Adesso passiamo alla consegna invece degli aquilini. Quest'anno abbiamo soltanto due festeggiati per gli aquilini d'oro venticinquennali. E ne approfitto, visto che è qui in prima posizione, Bramani Achille. Achille è un diciamo escursionista che magari adesso ultimamente un po' meno, però del gruppo Over ha sempre partecipato con Ann, la moglie, e partecipo anch'io qualche volta, adesso un po' meno con il problema che ho avuto al ginocchio, sono stato operato, ad ogni modo spero di riprendere, per cui fa parte del gruppo degli Over che dicevo prima. Uno che non fa parte del gruppo Over, però è aiuto istruttore nella Scuola Nazionale Alpinismo Altolario, consigliere, si è ripresentato in consiglio, ed è Simone Rossetti.
Simone, come ripeto, è impegnato, adesso magari un po' meno, però è sempre stato impegnato con, come aiuto istruttore nella scuola alpinismo Alto Lario da bel po' di anni, parecchi anni, 24 anni tanto per dire. Complimenti, buon proseguimento. Per correttezza, purtroppo non sono presenti questa sera perché hanno avuto un problemino. Quest'anno avremmo dovuto consegnare gli attestati di merito quarantennali a Tavecchio Tiziano e alla moglie Vignaroli Mirella. Siccome gli aquilini sono 25, 50, 60, 75, noi abbiamo fatto creato l'attestato quarantennale, che è un po' una via di mezzo. Poi ricordo anche che nel novembre del 2021 parecchi di voi erano presenti in sala consigliare, avevo organizzato la serata delle benemerenze. In quell'occasione erano stati consegnati 8 aquilini d'oro a soci 25ennali e a Beduzzi Luca. Beduzzi Luca è un aiuto istruttore della scuola alpinismo Alto Lario, fa parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Delegazione Lariana, della Baila Antonia, Fornasiero Davide, Lattuada Marco, Pina Alessandra, Righi Mauro, Rusconi Angelo, Tacchini Alberto, Valsecchi Francesco e Zavarelli Pietro. E avevamo consegnato anche 7 attestati a soci quarantennali: Anzani Cesarina, Baruffini Matteo, Binda Raffaele, Paracchi Antonio, Regazzoni Luciano, Ricci Mattia, Zappa Giulio. In quell'occasione non aveva potuto essere presente Binda Giuseppe, al quale poi personalmente ho consegnato l'aquilino d'oro per i 60 anni di CAI. Quindi abbiamo gente che è molto legata al CAI. Poi, per ultima informazione, poi chiudo, abbiamo come soci ultra sessantennali Mariolino Rusconi, che ne ha la bellezza di 68. Poi abbiamo Binda Bruno con 64. Pozzoli Carla e Villiger Sandro 63. Tra gli ultra cinquantennali abbiamo Danelli Carlo 58, Grammatica Pierluigi 58, Rigamonti Giannina 57 e Bertoglio Enzo 55. Va bene, anche oggi, questa sera abbiamo chiuso una serata che non riusciamo a fare da 2 anni. Io vi ringrazio, vi saluto caldamente. Ed è questo il mio ultimo impegno come presidente sezionale, perché in base ai nuovi regolamenti, statuti, eccetera, chi ha fatto 2 mandati consecutivi non può più ripresentarsi come candidato presidente. Io rimarrò lo stesso in sezione, perché sono socio dal 1975 e quindi fra un paio d'anni farò 50 anni di Aquilino d'Oro. Il 25esimo ce l'ho già, il 40 l'ho preso, adesso miro il 50. La montagna è sempre stata la mia grossissima passione fin da bambino. Non mi sembrava corretto abbandonare la barca, anche perché sarò di sostegno al nuovo presidente, al nuovo vicepresidente, eccetera, che ci sarà. Avremo sempre l'occasione di vederci in montagna sicuramente, e quando ci saranno manifestazioni. E indubbiamente anche a Talavassina, che ringrazio ancora, e Daniele in modo particolare, che è sempre presente alle nostre manifestazioni. Grazie, auguri a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie, ciao Alberto. Complimenti.